Il Consiglio Comunale in queste ore è testimone di una guerra assoluta dentro la maggioranza che sta facendo del male alla città, perché nel frattempo, mentre loro discutono su temi che probabilmente sono estranei alle DUP e al piano triennale delle opere pubbliche, perché il bilancio non ancora iniziamo a discuterlo, in questo momento, mentre loro discutono, vengono approvati o respinti emendamenti e proposte che puntano a dare delle priorità alla città sul piano delle opere pubbliche. Abbiamo fatto una proposta molto molto semplice. Diciamo, qual è la vera priorità per la città in questo momento? Che essendo una città di mare che è sempre più esposta a fenomeni estremi da un punto di vista meteorologico, investiamo più possibile sulla rete fognante. Nella distrazione di questa maggioranza ci hanno risposto che delle fogne si occupa l'ACA, che è una totale abdicazione al ruolo del comune, che ha il comune, che ha avuto sul collettore Riverasco, sulle fogne di Colle Marino, su tante altre iniziative, perché loro sono distratti talmente tanto dalla loro guerra che oggi il comune per loro non deve più fare niente. Così come sugli impianti di pubblica illuminazione. Siamo in una fase in cui loro sono talmente presi dalle loro guerre che adesso delle cose di cui si occupa il comune non se ne deve più occupare il comune, perché c'è l'ACA che fa queste cose. Ma non è una cosa sostenibile. Noi continuiamo a dire che questo documento è del tutto alieno alle vere priorità della città, e stiamo approvando documenti o bocciando proposte migliorative perché loro sono distratti da altro, e quindi la loro attenzione è tutta quanta proiettata in questo momento su altri problemi che sono estranei dalle vere priorità della città.